pack opening selvatico, ragazzi. Abbiamo veramente tantissima roba. Tantissimissima roba. Quindi, no, ma ci sarà veramente. Oggi succede di tutto. Ciao Turi, come stai? Tutto bene? Spero meglio. Come va? Sì, di pomeriggio, Matt. Solo di pomeriggio. Oggi, adesso facciamo una piccola road to 1400 e il pack opening. Poi salutiamo l'ispettore Devi che sicuramente sta guardando questa live. Andiamo subito a cercarlo. Eccolo qui. Questo è il pool da collezione, il classico che mettono di lunedì. Poi per quanto riguarda invece gli agenti abbiamo qualcosa dal match day. Mentre invece qui vedete le iconiche del Manchester City che non ci interessano, l'abbiamo già detto. E invece i giocatori delle selezioni della nazionale. Dai Turi, dai che ti riprendi, stai tranquillo che guarirai presto, tornerai come nuovo. Bene, guardiamo il Belgio per prima. Grande, grande Kevin, grandissimo. Guardiamo il Belgio come Zico, Romario, Bebeto, Ronaldinho. E anche il presidente, cioè, presidente. Ah, ecco cosa vi devo dire, ragazzi, questo frame di video uscirà anche sul canale YouTube. Dai, sì, Turi, che ti riprendi. Quindi, dopo che verrà editato e aggiustato. Quindi, ragazzi, se non siete iscritti, iscrivetevi sul canale YouTube di Alonso Grey Fox. Così vi vedete le spacchettate, molto semplice, un video piccolo, 5-6 minuti. Molto più facile che andare a rivedervi le live di Twitch, che sono lunghe e faticose. Non è vero, però. Noi lo diciamo lo stesso. Allora, non abbiamo visto i bersagli, li riguardiamo adesso. Eccoli qua, del Belgio. Abbiamo De Bruyne, Alderweireld, Lukaku, che ci interessa, Tielemans, Wüstel. Salutiamo Wüstel che sicuramente sta guardando questa live. Monnezza, Mignolet e De Nayer. Io sinceramente di questo pool vorrei Lukaku e De Nayer. Quindi se peschiamo loro due siamo belli che a posto e ci accontentiamo. Bene ragazzi, abbiamo 980 monete. Chiaramente faremo una piccola ricarica, ma se volete sostenere il pack opening c'è la barra delle donazioni, quindi andiamo a donare, ragazzi, forza. Ma che tu andrai solo migliorando, dai, fatti forza. Prima pescata, andiamo a cercare subito, vediamo che cosa succede. Vogliamo qualcuno di abbronzato, eh? Vediamo qualcuno di abbronzato, eh? Attenzione, non è abbronzato. È bianco come la neve. Chi è? Chi è questo? Alderweireld. Ma basta, non pesco niente. Non me la faccio niente. Basta, Alderweireld, basta. Devi smettere di stalkerarmi. Non ti sopporto più. Non servi a niente. Salutiamo Alderweireld che sta guardando sicuramente questa live. Bene così. Prima pescata, malissimo. Sì, vabbè, tu dallo ad Alonso, Denny, Lukaku, che già va bene. Andiamo subito a fare la seconda pescata, ragazzi, del Belgio. Chiaramente il piatto forte, la Francia, lo lasciamo per ultimo, è ovvio. Attenzione, vogliamo De Nayer, per favore, qualcuno di abbronzato, per favore. È abbronzatino. No, questo è Fust. Mamma mia, che Wüstel l'ho pescato. Mamma mia, Wüstel. Salutiamo Laia che fa dei Wüstel buonissimi. Comunque è pubblicità così, pubblicità occulta. Esatto, cioè tra i due non ne fanno uno che sappia camminare. Tra Wüstel e Alderweireld. Mamma mia, che cosa brutta, ragazzi. Ma chi, Wüstel? È fortissimo? Beh, poi avendo Rijkaard, capito? Giustamente andrà in panchina Wüstel. Max, ma che, non serve a niente, non ci serve Wüstel, non lo vogliamo Wüstel, noi vogliamo De Nayer. È abbronzatino? No, è bianco? Chi è? Tielemans? Questo, sì, Tielemans non era tra i miei obiettivi, però un centrocampista particolare, onnipresente, da provare nella seconda squadra. Speravo meglio sul Belgio, ma purtroppo ci dobbiamo accontentare. Quindi queste sono le pescate, diciamo. Mamma mia, Pablo. Cacchio, hai trovato Mbappé e Varane nella Francia. Cioè, spero di emularti, sinceramente. Vediamo invece ora
giocatori del Portogallo, a me sinceramente del Portogallo, ragazzi, non è che interessino più di tanto, perché c'è Ronaldo che abbiamo già, Icon, Bruno Fernandes che ce l'ho già, João Cancelo che onestamente non mi interessa, c'è João Felix che potrebbe essere interessante, anche Danilo Pereira sembra un bel mediano, però io direi di aspettare sul Portogallo, perché onestamente non c'è nessuno che mi interessa, lo aprirei per ultimo. Mentre invece dell'Inghilterra, ragazzi, dell'Inghilterra c'è Sterling che potrei dare sopra quello che ho già, Arnold, Henderson, Gomez vorrei, ragazzi, l'Inghilterra vale la pena pescare, quindi partiamo con l'Inghilterra, ragazzi, ci siamo. Eccoci qua, ragazzi, allora da qui io vorrei Gomez, ve lo dico, difensore clamoroso, strano che non ci sia Rashford, che non abbiamo messo Rashford. Attenzione, chi è? È Scuretto? No, è Biancastro, chi è? Non è un difensore? Chi è? Presidente? Chi è? Sancho Panza abbiamo preso, Sancho Villa, mamma mia! Poteva andare meglio! Salutiamo Rice che sicuramente sta guardando questa live. Ciao Sancho, ciao, ci fa piacere averti con noi, non è vero? Non ci serve a niente, però ti proveremo. Bene ragazzi, continuiamo con la pescata, salutiamo Rice, noi Rice lo vogliamo, noi diciamo no alla pasta e sì al Rice, così, no al Rice forever, salutiamo Rice anche. Vediamo un pochino, bella questa grafica comunque delle razionali, è Scuretto, mi sembra un po' magrorino per essere Gomez, chi è? Un altro attaccante? Chi è? Sterling! Questo va bene, ragazzi. Questo ce lo teniamo, che lo diamo sull'altro. Oppure dopo su Pest Master andiamo a vedere quello più forte. Comunque, non male. Sterling ci piace, è una bella pescata. È una bella maglia, sì. È una bella maglia quella. Caro Kevin, andiamo. Ultima pescata sull'Inghilterra. Attenzione. No, fighissima questa grafica, ragazzi, comunque delle nazionali, Non credo che sia nessuno di che, mi sa che è Rice, veramente. Non ci credo, è Rice. Ma dai. No, Henderson, dai, Henderson, va bene. Henderson almeno ogni anno ce lo devo avere, onnipresente, un po' lentino, però non è male, dai, non è male. Peccato, c'era ben altro sull'Inghilterra da pescare. Io avrei voluto Gomez. Niente da fa', vabbè. Per ora marino queste pescate. Quindi adesso per compensare, cara Konami, cioè vogliamo Mbappé, per favore. Puoi guardare il canale di Alonso Grey Fox, tu ne hai vantata, non c'è bisogno delle serie TV. Vamos. Allora, vediamo un pochino. Dalla Francia c'è Mbappé, Varane, Kanté. Cioè, dove che peschi non sballi, praticamente. Anche Hernandez sarebbe buono. Cioè, dai, l'unico che veramente non mi servirebbe a niente è Lloris. Giroud a me piacerebbe, perché c'è la riserva di lusso. È bello grosso, bello forzuto. Quindi, cioè, non si può sbagliare, ragazzi. Cioè, qui persino io posso riuscire a pescare decentemente. Quindi, per favore, Konami, dammi una persona bella scuretta, dai. Dai, qualcuno di scuro, un giocatore scuro. Lo vedo, Mbappé, lo sento. Attenzione, occhio a destro, occhio ai polsini. No, chi è Pogba? No, mi sono illuso, è Pogba. No, Pogba, ma dai, ma che cos'è? Ma proprio lui. Ma non è possibile. Continuiamo, altre due pescate, ragazzi. Attenzione. Voglio Mbappé. E Mancino. Mamma mia. Griezmann non mi serve Griezmann, mannaggia, mamma mia, poi un Esa, non è manco più punta, porca miseria, non mi serve,
Vero, che sfiga Trivera, mannaggia. No, Pogba non è scarso, ragazzi, però centrocampisti non me ne servo. Cioè, a me servono difensori e attaccanti. Cioè, ma Griezmann è un esterno. Esterni non mi servono, non mi servono. E poi un esterno come Griezmann non può fare manco il CL. Mamma mia, ragazzi, proprio chi ha il pane non ha i denti, eh. Per favore, faranno Mbappé. Dai, ma non pesco Mbappé. Non ho pescato Mbappé in 3 anni, if. Ce la facciamo a darmelo? Konami, presidente. Presidente? Ce la facciamo? Niente, mancino, di nuovo. No, chi è? Giroud. Sto male, ragazzi, veramente. Cioè, veramente, ma io ve lo giuro. Cioè, io ho sculato una volta con i puttu del Celtic, eh. Poi è finito, vabbè, niente da fare. No, Portogallo io, ragazzi, non andrei neanche a pescarlo, perché onestamente non mi servono i giocatori del Portogallo. Dovrei acquistare le monete, ma onestamente ce li ho tutti. Bruno Fernandes ce l'ho, Ronaldo ce l'ho, João Cancelo non mi serve, Ruben Dias non mi serve, giusto per João Felix mi potrebbe interessare, per Danilo Pereira, però onestamente evitterei. Spagna non c'è, ragazzi, non c'è. Oh, you have best, thanks for the follow, bro, welcome to this new live, because all live will not make anymore. Non c'è. Rose, ma ce li ho tutti al Portogallo. Un NBK, non me ne faccio niente. Non me ne faccio nulla. Va bene così, ragazzi, per il pack opening. Vi ricordo che questo video uscirà anche su YouTube. Quindi, chi non si fosse visto queste meravigliose pescate, può andare a rivederselo su YouTube. Se mi volete vedere spacchettare, c'è la barra delle donazioni. Ciao, cecchi!